piedi del grattacielo di Pinerolo, in un antico cortile, c'è una vecchia scuderia che è stata trasformata in teatro, dove Damiano Privitera e Giorgina Castro Kustner svolgono e promuovono attività di teatro, di concerto e in generale di cultura ormai da 4 anni, però da 18 anni loro organizzano un festival del teatro di Figura. I giorni 29, 30 e 31 marzo hanno aperto questo teatro per manifestazioni gratuite con un certo significato. Che significato ha questa manifestazione? Damiano. Ok. Allora, come tu hai detto, appunto, abbiamo aperto questo spazio da 4 anni, questa operazione culturale che va un po' in controtendenza a quello che succede in Italia. Vediamo per esempio il Teatro Valletta, dove un teatro si vuole trasformare in un centro commerciale. Noi da un magazzino abbiamo fatto un teatro, quindi uno spazio che si condivide per sua natura con i cittadini che insomma vogliono partecipare alla cultura. Abbiamo fatto questi 3 giorni per sensibilizzare i pinerolesi, come dire, difendere il progetto culturale che il festival porta con sé. Che questo è un festival che ha una punta, una parte emergente, quella che più vede il pubblico, che è quella dei tantissimi spettacoli che portiamo. Noi portiamo ultimamente dai 35 alle 50 compagnie, però ha una parte, diciamo, sotto traccia, che è tutto l'intervento sul territorio. Fare i tagli perché c'è una crisi economica, noi assolutamente crediamo che sia giusto che tutti si accollino una parte di queste, ristrettezze contingenti. Se non vediamo magari che forse l'attenzione verso il nostro festival diminuisce, ecco, a quel punto noi abbiamo fatto, per quel motivo abbiamo fatto questo gioco. Voi avete anche aperto un'accademia del teatro di Figura. Sì, noi abbiamo aperto un'accademia che, diciamo, è la conseguenza di una pratica che già si portava avanti nel festival di teatro. Chi è che viene chiamato a insegnare in questa accademia? Noi eccellenze, quelli che anche pedagogicamente riescono a trasmettere meglio la forma maestro, un vero maestro che ha della pedagogia, ti fa in tempo breve fare dei salti in avanti. Per esempio docenti dall'Inghilterra, dalla Svezia, anche da italiani. E questo è un segnale che, insomma, Pinerolo, attraverso questo modestissimo e umilissimo centro che abbiamo siamo riusciti ad allestire con l'associazione La Terra Galleggiante, naturalmente con l'appoggio della... Che voi fate promuove anche il lavoro altrui, è così, nel senso che c'è occupazione attorno al vostro festival e al vostro teatro del lavoro. Sì, questo è un aspetto, diciamo, della cultura che naturalmente ha come contenuti degli aspetti artistici, poetici, ludici anche di intrattenimento.
anche un aspetto, come dire, di lavoro. Ecco, difatti noi abbiamo chiamato Teatro del Lavoro il nostro piccolo spazio proprio per quel motivo, per far capire che dietro alla fantasia, dietro alla creatività, dietro alle ambizioni, sane ambizioni delle persone che vogliono fare qualcosa nel campo artistico, c'è lavoro. Quindi anche un aspetto positivo, nel senso che si può creare lavoro facendo cultura. Naturalmente bisogna intenderla questo aspetto in un modo professionale. Quindi ci vuole preparazione, ci sono delle competenze. Può essere interpretato in modi diversi, o come panes circenses, oppure in altro modo più formativo. Come la intendete voi? Noi la intendiamo, la cultura, come un lievito, possiamo usare questa metafora, come un lievito che fa crescere la società e deve servire a aiutarci nei rapporti personali, nei rapporti tra chi ha opinioni diverse. Noi cerchiamo di essere radicati appunto nel territorio, cerchiamo di proporre una cultura non del grande evento che passa e poi dopo non lascia nessuna traccia. Infatti noi questo manifesto che abbiamo, questo lemma che abbiamo usato per il manifesto è fare cultura e lasciare una traccia. Thank you.